Buongiorno amici sportivi dal Delfino Training Center, tutto pronto per questo interessante test match della formazione Under 15 che vedrà appunto il Pescara contro la Lazio. Il saluto vi giunge da Francesco Paolo Salviani in cabina di regia, come sempre al CEO Tonto Donati, Marco Di Biase alla telecamera, tutti coordinati ovviamente da Massimo Mucciante, e al mio fianco ho il grande piacere di riavere Antonio Di Berardino. Buongiorno Antonio. Ciao Francesco, buongiorno. Test molto interessante perché, come ovviamente saprete, le categorie Under 15, Under 16 e Under 17 sono momentaneamente sospese per quanto concerne i campionati ovviamente di categoria. Dunque sarà molto interessante vedere comunque i frutti dell'allenamento dei ragazzi capeggiati da Mister Dulis. Mister Dulis subentrato a Mister D'Alessio, ci sarà l'ufficialità ovviamente in settimana a causa ovviamente del rimpasto in prima squadra. Antonio, innanzitutto che partita ti aspetti? Soprattutto, ecco, ovviamente non c'è nulla in palio, ma i ragazzi vorranno ben figurare davanti al nuovo allenatore. Ma certamente, mi aspetto una partita ricca di emozioni, anche perché le squadre non hanno niente da perdere, hanno tutto da guadagnare e credo che metteranno in mostra tutte le caratteristiche e tutto quello che fanno negli allenamenti. Sono curioso di vedere questo Pescara, soprattutto perché si confronta contro una squadra veramente forte come la Lazio, due squadre che negli ultimi anni comunque hanno sempre lottato per obiettivi simili. Ricordiamo tante sfide Pescara-Lazio che potevano valere l'accesso ai play-off. Ovviamente la Lazio ha sempre avuto qualcosa in più rispetto al Pescara, ha sempre giocato per la prima, per la seconda posizione, però anche il Pescara ha dimostrato nel corso degli anni di avere un settore giovanile valido, florido, e quindi niente, credo che sarà veramente una partita scoppiettante, Francesco. Partita scoppiettante che appunto si preannuncia, anche perché il Pescara Under 15 è una formazione, Antonio, che gioca letteralmente a tutto campo, dove i difensori salgono per attaccare ovviamente gli avversari, i centrocampisti sono tutto fare, insomma ci divertiremo perché ricordiamo il concept, il cuore, l'idea pulsante del settore giovanile bianco-azzurro, ma sarà così anche per quanto concerne la sponda bianco-celeste e ovviamente la crescita dei ragazzi, perché si lavora per cercare di sfornare giocatori professionisti funzionali alla prima squadra e non solo. Ma, dovrebbe essere la normalità un po' per tutti i settori giovanili. Credo che il Pescara nel corso degli ultimi anni ha dimostrato sia di poter sfornare dei giocatori pronti anche per le categorie superiori del settore giovanile, ma anche di ottenere dei buoni risultati. Come stavo dicendo anche in precedenza, se il Pescara ogni anno con l'Under 17, 16 e 15 si ritrova nelle posizioni alte di classifica, credo che ci sia un merito di fondo, di base, da parte dei dirigenti, da parte del responsabile del settore giovanile. Mi viene in mente un nome, Geria, e quindi credo che il suo lavoro sia importante per la crescita di questi ragazzi. Ovviamente sì, il lavoro è tutto corale, uno staff tecnico dirigenziale che lavora all'unisono per cercare di crescere, far crescere i colori biancazzurri, colori biancazzurri che vedranno appunto la formazione di Mister Dulis schierarsi con Di Carlo, Trepali, Recchioni, Cappello, Pignataro, Morleo, Sardo, Ettari, Baldacci, Ciprio, Di Paolo e Oliviero. In panchina Dari, Di Rino, Pagano, Casciano, Isufi, Petti, D'Alberto, Clark e Craga. La Lazio invece risponde con Renzetti in porta, Volpe, Ercoli, Capitan Silvestri, Losi, Barone, Ceccarelli, Marinai, Sessa, Gelli, Serra, Cavallari, Stano, Cesari, Paolocci, Di Florio e Bigotti. Vediamo proprio la squadra capitolina con la tradizionale casacca da trasferta con questo completo blu scuro, tradizionale invece maglia bianca-azzurra con pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi per il Pescara. Breve summit davanti le due panchine, manca veramente pochissimo, siamo forse leggermente in ritardo rispetto alle ore 12, ricordiamo ovviamente che i tempi sono di 35 minuti cada uno, dunque
non ci sono i canonici 90 minuti, ma i 70 minuti. La terna arbitrale è tutta di Lanciano. Arvese, il direttore di gara, coadiuvato da Cocco e di Risio. Dunque tutto pronto, vediamo però appunto la terna schierarsi all'ingresso laterale del Delfino Training Center, pronta a entrare in campo. Dunque manca davvero pochissimo all'inizio di questa partita, Antonio, che sicuramente ci auguriamo ci farà divertire. È l'intento principale di questa mattina, anche perché nel settore giovanile siamo abituati a vedere sempre o quasi sempre delle partite che non si basano troppo sulla tattica, ma più sulla tecnica, sulla grinta, sulla voglia, e spesso finiscono con tanti gol. Speriamo che anche oggi ci possiamo divertire, anche perché il programma di questo pomeriggio e di quest'oggi al Delfino Training Center è davvero ricco. Sì, il programma è davvero ricco, come hai preannunciato tu, perché questo sarà il primo appuntamento di giornata, appunto, Pescara Lazio Under 15, che vi proponiamo in diretta sui canali ufficiali del sodalizio biancazzurro, www.pescaracalcio.com, il canale YouTube, la pagina ufficiale Facebook e Vimeo. A seguire ci sarà alle ore 14:30 il derby infuocato della Serie C femminile tra Pescara e Chieti a cura di Daniele Berardi, e alle 15 invece sarà la volta dell'Under 16, impegnata sempre contro la Lazio, che vedrà il debutto ai microfoni del caro collega Simone Sebastiani. Dunque tutto pronto, vediamo i saluti di rito tra le due formazioni, il classico controllo da parte degli assistenti di Arvese, ovviamente per cercare eventuali buchi nelle reti del Delfino Training Center. Manca davvero pochissimo a questo incontro, che comunque è sì un amichevole, ma Antonio, a nessuno piace perdere, tant'è che vediamo i giocatori laziali fare appunto capannello a centrocampo, fare appunto riunirsi per cercare di caricarsi. Sì, ma io non credo che ci siano amichevoli tutti i giorni, tutte le settimane, stiamo vivendo un periodo veramente particolare, quindi ogni volta che si va in campo, che sia un amichevole, che sia una partita ufficiale, in questo caso saranno solo amichevoli, c'è tanta determinazione da parte delle due squadre di portarsela a casa, e poi tra Pescara e Lazio c'è anche una sana sportività e rivalità. Dunque tutto pronto, parte ora Pescara, Lazio Under 15, subito la formazione biancazzurra con un lancio in verticale che però è facile preda di Renzetti che cerca un compagno libero, costruzione dal basso come ormai siamo abituati a vedere sin nei 16 metri di competenza con il Pescara, che però pressa altissimo, mette in difficoltà i portatori di palla Capitolini, si lotta all'altezza della bandiera. Un fallo laterale battuto da Baldacci all'indirizzo di un compagno di squadra, arriva Di Paolo. Di Paolo cerca di mettere ordine, pressato da un avversario che gli ruba la palla. In verticale c'è il portiere di casa che non si è avveduto di appunto trovarsi fuori l'area di competenza, e addirittura subito un cartellino rosso, Antonio, episodio che rompe immediatamente gli equilibri con Di Carlo, che è costretto a lasciare il terreno di gioco per ovviamente andare, vedremo chi dovrà sostituire mister Dulis, che ovviamente non l'avrà presa per niente bene. Beh, un inizio peggiore non si poteva immaginare, è stata una brutta ingenuità da parte del portiere, perché la Lazio è ripartita bene in contropiede e probabilmente l'estremo difensore di casa era salito troppo nell'azione del Pescara e quindi non è riuscito a tornare all'interno dell'area di rigore. Non si è accorto della discesa velocissima della Lazio, non è riuscito a rientrare e poi quando ha visto la palla lì di getto si è buttato e ha tentato di prenderla con le mani, sperando, più che pensando, sperando di essere all'interno dell'area di rigore. Così non è stato, adesso c'è una punizione velenosissima, al di là della punizione però è già una partita rovinata per il Pescara. Uscirà Ettari al posto appunto di Addari, dunque un cambio ovviamente obbligato per la formazione d'Annunziana. Dunque vengono subito rotti gli equilibri, se vogliamo, ovviamente staremo a vedere anche la punizione perché è pericolosissima, ovviamente dal limite dell'area di rigore dentro proprio la lunetta. E poi Antonio, entrare a freddo sicuramente per un portiere non è il massimo, anche se
per fortuna oggi le temperature sono veramente primaverili, con appunto il sole che illumina e riscalda il campo del Delfino Training Center, però ovviamente sicuramente per Addari un inizio, non dico shock, ma quasi. Eh sì, non se l'aspettava, anche perché non ha fatto neanche il riscaldamento con gli altri compagni titolari, e quindi entrare in una situazione del genere con una punizione dai 17-18 metri centrale è veramente molto peggio c'è soltanto il rigore, mi viene da dire, Francesco, però in quel caso il portiere ha meno responsabilità, qui deve stare veramente attento. Sul punto di battuta Gelli, colui che appunto aveva dato il là all'azione, che aveva, diciamo appunto, procacciato questa punizione, parte il numero 10, pallone che vede subito la grande risposta di Addari, complimenti al numero 12 biancazzurro, ma ancora un Gelli scatenato, allarga per un compagno, subito Lazio che vuole dettare legge qui al Delfino Training Center, che appunto vede la conclusione mancina di Sessa alzarsi sopra il montante alto della traversa, ma Lazio che, Antonio, ovviamente ora con la superiorità numerica cerca di dettare il passo, di iniziare a rompere gli equilibri, rompere le marcature avversarie, ma il Pescara, secondo me, se riuscirà a giocare da Pescara potrà dire comunque la sua. Penso proprio di sì, Francesco. Pescara che si dovrebbe mettere con un 4-2-3, quindi ha tolto un centrocampista, mentre la Lazio mi pare gioca con un 4-2-3-1 o un 4-3-3 comunque offensivo con un trequartista, che in questo caso è il numero 8, è il numero 8, sì, Marinai. E niente, staremo a vedere. Complimenti, mi associo ai complimenti per Addari, perché ha fatto veramente una buona parata, non angolatissima, però non è facile entrare in queste circostanze. Non è facile, poi appunto perché la traiettoria sì, non era così tanto angolata, però ovviamente entrare a freddo è complesso, soprattutto dal punto di vista fisico ma anche mentale. E dunque complimenti al numero 12 biancazzurro, ancora la Lazio che manovra sulla tre quarti avversaria, fascia di destra, scambiano il pallone i giocatori capitolini, traversone che vede la testa di Recchioni, e dunque primo calcio d'angolo della sfida, Lazio che ovviamente si riversa con quasi tutti gli effettivi nell'area biancazzurra a difendere l'eventuale contropiede, solo due giocatori, se non andiamo errati il capitano Silvestri e il numero 3, il vice capitano peraltro, Ercoli. Dunque staremo a vedere, ancora Addari si rende protagonista, però c'era fallo, dunque tutto annullato, staremo a vedere cosa succederà quando il cronometro segna 5 minuti e 15 secondi del primo tempo. Invita i suoi ad alzarsi Addari. Pallone che spiove, però viene subito recuperato dalla Lazio. Solo per un secondo cerca di mettere ordine la formazione biancazzurra. Sventagliata all'indirizzo di Di Paolo. Di Paolo contro Ercoli, lo punta il numero 10, si allarga, pettina il pallone con la suola dello scarpino, ancora Di Paolo, traversone sballato, però si spegne direttamente sul fondo, e dunque Pescara, Antonio, che prova a iniziare a mettere quantomeno pressione ai propri avversari. È stata costruita una bella azione dal lancio del numero 11 Oliviero per questo giocatore Di Paolo, che ho visto che ha già una buona proprietà tecnica, perché un bel mancino, come hai detto tu, ha toccato di suola, se l'è portata sul destro, sul piede debole, pallone impreciso, però l'idea di fondo è buona, quella di andare anche, di rendersi imprevedibili, di andare sul piede debole. Prima una bella diagonale da parte di Recchione, attenzione a questa azione della Lazio. Addari non precisissimo, però quantomeno funzionale nello sparacchiare la spazio, nel far scorrere la palla nella propria area e poi agguantarla con i guantoni, dato l'episodio che ha rotto gli equilibri dopo soli 60 secondi. Sicuramente ai sensi del regolamento l'espulsione, Antonio, era più che giusta, però magari ecco un pizzico di tra virgolette buonismo da parte del direttore di gara sarebbe forse
servito, però comunque torniamo in cronaca con questo lancio sulla sinistra, pallone che scorre, forse ci arriva, non è così, Ciprio, dunque appunto rimessa laterale per la Lazio, dicevamo appunto rosso comunque ai sensi del regolamento giustissimo, però magari ecco, essendo un amichevole, non essendo un campionato, il direttore di gara poteva forse anche evitare di sanzionare con il rosso diretto il portiere biancazzurro, però oggettivamente, ripetiamo, ha usato il metro di giudizio imposto come se fosse una gara ufficiale, dunque questo è anche un buon segnale per i ragazzi in caso di una possibile ripartenza del campionato Under 15, proprio per tenerli ovviamente sul pezzo, concentrati per 70 minuti. Ancora la Lazio che manovra sulla fascia di destra con Ceccarelli, Ceccarelli prova a fare tutto da solo, Ceccarelli contro un avversario che riesce anche con una bella sterzata in area di rigore a recuperare la sfera, e ora il Pescara che prova a distendersi, forse un fallo su Pignataro, ma ancora si combatte a centrocampo, ora viene fischiata la formazione a favore del team adriatico e dunque calcio di punizione con il regista Pignataro incaricato della battuta all'altezza del cerchio di centrocampo. Vedremo se cercherà un lancio lungo, vorrà attuare una costruzione dal basso come vuole appunto mister Dulisse. Ancora quasi un po' confuso, bel tacco di Baldacci, si combatte, rimessa laterale per la Lazio, ancora la formazione ospite che ovviamente vuole cercare il varco giusto, frutto di questa superiorità numerica, si combatte, però il Pescara non cede un millimetro, ora fallo commesso da Morleo su Sessa, dunque calcio di punizione che verrà ribattuto in quanto il pallone era in movimento. Antonio, beh, vediamo veramente lo spirito di una competizione ovviamente professionistica, di una competizione come se fosse valevole per il campionato, e questo è quello che ci piace con la Lazio che ovviamente sta cercando di far fruttare la superiorità numerica, e il Pescara che ovviamente non ci sta a perdere in casa. Certo Francesco, Lazio con pressione feroce, la riconquista del pallone, il cosiddetto gegenpressing che abbiamo visto col Borussia, il primo Borussia Dortmund di Klopp, mentre c'è una conclusione, anzi un tiro cross da parte del calciatore della Lazio, ben parata da Addari. E sono due squadre che non ci stanno a perdere, l'abbiamo detto anche in precedenza. Per quanto riguarda la decisione arbitrale, è vero che è stata giusta ai fini del regolamento, però sinceramente non mi ha convinto molto, perché sono due squadre in costruzione che vogliono giocare a calcio, che si preparano ad un amichevole, e sinceramente rovinare tutto dopo 60 secondi, anche meno di 60 secondi, non mi sembra tanto corretto. È stata corretta comunque la sua scelta per il regolamento, diciamo. Ecco, diciamo che ovviamente magari ne perderà forse per quanto concerne il Pescara un po' il lavoro svolto in settimana, però è anche una situazione formativa appunto per gestire una gara in inferiorità numerica sin dalle prime battute. Torniamo comunque in cronaca con questo calcio di punizione a favore dei biancazzurri. Battuta lunga, sventagliata che cerca Pignataro, combatte contro due avversari, poi Ceccarelli agguanta la sfera, subito dribbling di Gelli, molto elegante il numero 10 bianco celeste. Allora ricomincia la formazione di Simone Gonini con Barone, ancora Barone al piccolo trotto, cerca un compagno, passaggio così così che però trova pronto Ercoli, allora Ercoli dal proprio portiere Renzetti. Ancora Renzetti, si manovra davanti l'area di rigore bianco-celeste. Gelli, pallone per Renzetti. Sfera ceduta ad Ercoli, ora manovra ovviamente, se vogliamo, calma quella capitolina. Pallone che spiove, ma trova i guanti di Addari, che però per un attimo si fa sfuggire il pallone. Piccola indecisione che poteva costare caro, però
il numero 12 in casacca rossa, poi ha rimediato all'errore. Nel frattempo il Pescara, come vediamo, cerca di impostare sin dalla propria area di rigore, finisce con il perdere la sfera. Però Antonio, anche questo magari, ecco, forse ovviamente fini stilistici, anzi più che stilistici, pratici, servirebbe una sana, no, ripulita, però è anche formativo per il calcio di oggi, perché vediamo veramente ormai quasi tutte le formazioni gestire il pallone sin dalla propria area di rigore. Sono d'accordo, soprattutto comunque a livello giovanile è anche giusto attuare questa procedura, cioè di giocare dal basso, di giocare senza paura. È formativo per i ragazzi crescere su questi equilibri. Attenzione alla palla dentro, uscita a vuoto di Addari. Però per quanto riguarda le prime squadre invece ci sono alcune situazioni che dovrebbero essere stoppate, secondo me, anche in base alle situazioni tecniche che si hanno in squadra. Facciamo un grande paragone, possiamo avere l'esempio calzante con il Sassuolo di ieri sera, che appunto ha visto consigli e il pacchetto arretrato commettere purtroppo un'ingenuità che è costata poi la mancata vittoria nel derby emiliano contro il Bologna. Ma ovviamente il paragone è assai longevo, assai veramente quasi improponibile, però comunque è sempre giusto cercare di ispirarsi dai grandi. Nel frattempo la Lazio che manovra sulla catena di sinistra con Serra. Serra scambia con un compagno, trova Marinai, ancora Marinai, però recupera palla il Pescara che cerca e trova Pignataro. Bellissimo dribbling del numero 4 che prova a involare Di Paolo, ancora Di Paolo, pallone che può essere raggiungibile questa volta. Di Paolo fronteggia un avversario, spallata e primo calcio d'angolo per il Pescara. Bravissimo Di Paolo e bel duello con Barone. Antonio, alla Suso, bella spallata, poi prova a rientrare sul sinistro, ma personalità il ragazzo, perché sono due situazioni. È stato bravo anche il centrocampo con il numero 4 Pignataro, che ha appena preso il pallone l'ha sventagliato a destra a memoria, praticamente come se non avessero provato altro in settimana. Quindi complimenti al Pescara, che sembra avere le idee chiare nonostante l'inferiorità numerica. E questo è un plauso ovviamente al lavoro di mister Dulisse, che sta iniziando proprio in questi giorni, e un plauso anche al lavoro di mister D'Alessio. Dunque, calcio d'angolo, ovviamente occasione più che mai importante data l'inferiorità numerica contro Pignataro. Bravissimo il regista biancazzurro, anche con una calma olimpica, a destreggiarsi in un nucleo di avversari e lanciare nuovamente sulla destra Di Paolo. Altro duello, questa volta contro Ercoli. Di Paolo contro Ercoli, punta il numero 10, conclusione Mancina a giro che non si abbassa. Però Antonio, devo dire, veramente bella la trama, bella comunque la verve dei biancazzurri, bello anche comunque vedere queste due squadre che si affrontano e mettono veramente cuore e anima, anche se si tratta, ripetiamo, di un'amichevole. Sì, ma la Lazio non sta dominando, Francesco, nonostante la superiorità numerica. Sono due o tre volte che prova a ripartire a far male in contropiede, e il Pescara appena va a riconquistare il pallone, perché si stringe molto al centrocampo nonostante abbia solo due centrocampisti al momento, è bravo a lanciare verso destra, verso Di Paolo, che tecnicamente ha errato, però la scelta era di nuovo giusta, quella di rientrare e provare un tiro cross. Questa volta è andato appunto sul piede forte il numero 10 biancazzurro. Nel frattempo vediamo il Pescara sempre con tranquillità, con, se vogliamo, anche coraggio, impostare dai propri 16 metri, ma in questo caso riperde il pallone la formazione biancazzurra, che però rimedia, e dunque altro calcio d'angolo, il terzo se non andiamo errati per la Lazio, o il terzo della sfida. E dunque sul pallone Gelli andrà a sventagliare al centro il numero 10 biancoceleste. Arriva ora il pallone con la smanacciata di Addari, ancora la Lazio che prova a pressare i portatori di palla avversari. Forse c'è una deviazione, non è così per il guardaline di Risio. Dunque rimessa Lazio. Indicata la posizione corretta ad Ercoli per la battuta con le mani. In questo momento ancora sentiamo proprio un mister Dulisse, Antonio, invitare alla calma i suoi ragazzi nell'impostazione. Questo
è anche sintomo di avere le idee chiare nell'impostare comunque una trama di gioco, un'idea calcistica che vede appunto questo traversone con Addari che non si fida, ma ancora bravissimo Cappello a non abboccare le finte dell'avversario, a provare a far ripartire i suoi, però interviene Silvestri, il capitano della Lazio, ancora si lotta con Di Paolo che commette fallo. Dunque calcio di punizione sulla fascia di destra. Ricordiamo poi che questo non è il primo incontro tra Pescara e Lazio. Ieri proprio a Roma l'Under 17 ha ceduto purtroppo il passo, purtroppo per gli appassionati di fede biancazzurra, per fortuna per gli appassionati di fede biancoceleste, con la Lazio che ha battuto l'Under 17 del Pescara con un tennistico 6-1. Nel frattempo gran mucchio in area di rigore, parte lo spiovente che potrebbe addirittura andare a creare qualche forse problema ad Addari. Non è così perché il pallone è girato poi in largo sul fondo, però Antonio, se quella cross fosse stato un po' più centrale, beh, forse qualche problemino per l'estremo biancazzurro ci sarebbe stato, perché oltre a trovarsi contro sole era proprio a spiovere quel pallone. Sì, un pallone velenoso, per fortuna del Pescara impreciso, con la Lazio che ha fatto salire 6 giocatori all'interno dell'area di rigore, è rimasto soltanto con 2 difensori, ma il Pescara si è coperto bene. E vediamo cosa succederà ora, perché la Lazio sta iniziando ad impostare di più, ad alzare il baricentro, e ci tiene a far valere la propria fisicità e la propria tecnica. Pescara, Antonio, che manovra con questi... interviene e cerca di recuperare la sfera, sfera poi gestita da Serra che si trova in posizione irregolare. Oggettivamente a me pare una decisione leggermente cervellotica, perché addirittura il numero 11 mi sembrava proprio dietro l'ultimo difensore, però ovviamente di rischio di Lanciano avrà avuto le sue buone ragioni, forse fuori gioco di rientro per il numero 11 biancazzurro. Con Cappello che cerca di sgraffignare la sfera, ci riesce. Allora, sempre la formazione di casa, sempre con Cappello che lotta con un avversario, si trattava di Volpe, riesce a recuperare la sfera, sempre il Pescara, ma la Lazio che pressa altissima i portatori di palla avversari. Allora si manovra, pallone all'indirizzo di Serra, Serra contro un avversario, si tratta di Recchioni, ancora in verticale, non è perfetto in questo caso Morleo, e dunque altro calcio di punizione ma a favore del Pescara, ma c'è un calciatore ospite a terra per un colpo alla caviglia. Vedremo se lo staff sanitario della Lazio sarà costretto a entrare, ma ci pare che Marinai è in grado di riprendere a giocare. E allora ha battuto Addari. Sempre il Pescara che prova a far valere la sua idea di gioco. Pallone leggermente impreciso ma tenuto in gioco sul fil di lana dai biancazzurri. E ora dribbling avventuroso di Cappello che però viene premiato in quanto sesta. Aveva commesso fallo sul portatore di palla abruzzese. Allora il direttore di gara... va a richiamare il capitano biancoceleste per invitare ovviamente i ragazzi in campo alla calma, ricordando che ovviamente è un amichevole. Qualche istante e il gioco riprende. Pallone gestito dal Pescara, impreciso però il passaggio di Baldacci, e allora chiamato in causa Addari, pallone non semplice, poi la Lazio non riesce a recuperare la sfera, il Pescara guadagna una rimessa con le mani effettuata in questo momento, Baldacci termina a terra, c'è un calcio di punizione per un contrasto che vede proprio Baldacci terminare a terra. E allora calcio di punizione quando il cronometro segna 21 minuti e 40 secondi, quindi 14 minuti al termine. Mister Dulis cerca come un direttore d'orchestra di ordinare i suoi nelle giuste posizioni.
battuto il calcio di punizione con Pignataro, cerca di evitare un avversario pressato, il numero 4 cerca, aveva trovato per un secondo Cappello, che purtroppo non aveva capito il passaggio del compagno, dunque non riesce ad arrivare sulla sfera, sfera che ora verrà rimessa. C'è Antonio, dopo ovviamente la prima fase esuberante, se un attimo, se vogliamo calmare, più di ragionare che di attaccare a viso aperto. Però guarda la linea difensiva del Pescara, Francesco, fino a pochi secondi fa la linea difensiva, cioè dei difensori, era praticamente oltre il centrocampo, quindi Pescara, che nonostante l'inferiorità numerica, ci sta provando a stare alta e soprattutto a stare stretta. Guarda, è veramente cortissima la squadra in 20-25 metri, è una buona dimostrazione di tattica più che di tecnica qui, e devo dire che gli allenamenti sono organizzati perfettamente, perché se poi si vede questo in campo, e i complimenti vanno fatti allo staff del Pescara. Complimenti ovviamente che premiano lo staff tecnico biancazzurro in un momento poi, Antonio, non facile, perché mancando la gara, mancando il live motive della domenica, sicuramente cercare di far allenare i ragazzi con la stessa intensità non è semplice, però si vede che i calciatori abruzzesi, ma anche quelli laziali, sono veramente. Nel frattempo verrà rimesso in gioco, vedremo se. Ecco, arriva dalla panchina, anzi no, è stato recuperato il pallone. Ora qualche istante viene. Un ingenuo cambio fallo, allora cambia il colore del fallo laterale, ora è tinte bianco-celesti. Lazio, Antonio, che ha giocato per quanto concerne il proprio campionato una sola partita, con un pareggio per 3-3, se non andiamo errati, contro il Bologna, mentre il Pescara ha avuto l'ultimo incontro in quelle di Firenze e ha dimostrato comunque di essere una squadra aggressiva. Per poco però la Lazio, ecco, non si portava in vantaggio con questo fendente di Marinai, tutto solo in area di rigore. Possiamo riapprezzare nel replay la conclusione di Destro, che esce di un nulla alla destra di Addari. Dunque forse, Antonio, l'occasione più grossa e più nitida. Sì, penso insieme al calcio di punizione dopo pochi istanti, sicuramente l'azione più bella della partita, con la Lazio che se n'è andata bene sulla sinistra e poi in verticale, e palla arretrata verso Marinai, che ha calciato di prima intenzione. Veramente un destro molto pericoloso, sul quale non poteva fare nulla Addari, palla che è uscita veramente di pochi centimetri. Manovra sempre il Pescara, cerca il varco giusto, pallone che spiove nella metà campo, Pignataro prolunga ma non trova nessun compagno, allora arriva il colpo di testa di Sardo, pallone in verticale che potrebbe essere buono, c'è il pallonetto, c'è la rete, ma è tutto reso vano dalla segnalazione di Rizio. Qualche dubbio, però arriva un applauso convinto da parte dei presenti qui al Defino Training Center. Oggettivamente anche in questo caso sembrerebbe addirittura dietro l'ultimo difensore, però ripetiamo, ovviamente il guardaline Frentano era in posizione più che privilegiata, ovviamente non c'è la VAR. Facciamo questa piccola battuta, noi potremmo rivedere le immagini e commentarle, sembrerebbe dietro, però 0-0 il punteggio. Però Antonio, un sussulto del Pescara che lascia ben sperare. Sì, ma una nota di merito la voglio spendere verso Pignataro, che mi sta veramente impressionando, anche in questa circostanza ha messo giù il pallone senza guardare poi troppo l'inserimento dell'esterno, ha messo una palla perfetta, e ricordiamoci che questi sono ragazzi del 2006, non sono ragazzi pronti già a giocare, che ne so, in Serie B, in Serie A. Sono ragazzi che si stanno affacciando per la prima volta ad un'esperienza in un campionato nazionale. Sì, ricordiamo poi, Antonio, che era stata introdotta la categoria under 14, chiedo scusa, e dunque anche lì hanno assaggiato un campionato nazionale, però si inizia a fare sul serio da queste categorie.
Attenzione, spiovente che vede la Lazio sparacchiare la sfera ancora, però Di Paolo, conclusione mancina rimpallata, ancora Di Paolo, seconda opportunità a giro, fuori di poco, però Pescara Antonio che sta iniziando a crescere, come possiamo vedere nel replay con Di Paolo che caparbio si avventa sulla sfera dopo il rimpallo, conclusione mancina, gli è mancato forse quell'attimo in più, quello spiraglio in più per cercare di griffare il vantaggio in buca d'angolo. Ma sì, Pescara che ci sta provando come può, ovviamente con l'inferiorità numerica non è semplice. Mi piace che questa squadra non si sia battuta perché comunque è una squadra di ragazzi che magari dopo 30 secondi resti in 10 con devi mettere il secondo portiere, togli anche un altro centrocampista, non era assolutamente semplice. Ci prova adesso con un'altra bellissima invenzione verticale che viene stoppata da parte di Baldacci e ora la Lazio con la sua arma preferita, quella del contropiede, può cercare di rendersi pericolosa. Attenzione ancora la Lazio, Serra si accentra il numero 11, cerca e trova un compagno, ancora la Lazio, conclusione che sorvola la traversa, Gelli ha provato a sorprendere Addari, dunque Lazio ancora pericolosa, però un match gradevole, ci piace commentare e divertirci insieme ai ragazzi in campo perché ci stanno offrendo comunque uno spettacolo ovviamente interessante. E al di là della categoria ovviamente giovanile, quale l'Under 15, vediamo già delle trame di gioco, come dicevi tu, Antonio, se vogliamo, mature da ragazzi che giocano a calcio a livello alto già da qualche anno, sembrerebbe. Però appunto questo lascia ben sperare per il futuro. Ancora si combatte a centrocampo, subisce fallo, Oliviero, bravissimo a cercare di conservare il possesso del pallone, ancora pallone in area di rigore, bravo Renzetti a uscire nuovamente fuori in gioco. Dobbiamo dire che è di Risio, è davvero severissimo. E dunque tutto fermo, però comunque Renzetti era arrivato sul pallone. La Lazio che manovra. Ancora pallone in verticale che può trovare Marinai. Marinai converge sul destro, cross vellutato che arriva in questo momento. Svetta però un difensore biancazzurro a spazzare la sfera. Sfera però ancora in possesso della. Pallone in area di rigore, riesce, bravissimo. Cappello. Pallone nuovo. Debole, dici. Dunque, Marinai sulla catena di sinistra, duello con Recchioni, ancora occhi negli occhi due, ancora Marinai, penetra in area, Marinai, conclusione, vantaggio, Lazio, e dunque è solo di Marinai che vale il vantaggio capitolino, e dunque il Pescara che cede il passo con questa azione caparbia del numero 8 che è riuscito a eludere la marcatura di Recchioni e poi in area di rigore davanti ad Addari non ha sbagliato Antonio. Un'azione personale che premia il lavoro del team di mister Gorini e il Pescara ora dovrà inseguire. Sì, era la situazione che il Pescara stava soffrendo maggiormente, ovvero quando la Lazio spingeva sulla catena di sinistra, è stato molto vivi della Lazio in questi primi minuti, in questi primi frangenti di partita, a superare il marcatore avversario e poi a depositare alle spalle di Addari. Ora attenzione alla Lazio che se ne va praticamente con 5 uomini in attacco. Ancora la Lazio, pallone che arriva in area di rigore, questa volta il fuorigioco viene fischiato alla Lazio. Mani nei capelli da parte di Gelli che aveva suggellato il raddoppio. Nel frattempo il direttore di gara fa ribattere il calcio di punizione per palla in movimento. Ancora pallone però recuperato dai biancocelesti. Si alza un campanile, pallone che potrebbe arrivare ad Addari, spazzato dalla difesa di casa. Ancora il Pescara si duetta al centro del campo. Ancora la Lazio che manovra, ricomincia dalla propria difesa. Ora il Pescara che cerca di disturbare la manovra avversaria. Pallone gestito però sempre dalla società ospite. Baldacci contro Ercoli.
pallone recuperato dal Pescara, pallone sempre in verticale, vedremo se c'è fuori gioco. Tutto regolare sembrerebbe con il Pescara che manovra con Di Paolo. Di Paolo cerca un compagno, ancora il numero 10, va sul destro, nel piede suo, ancora Di Paolo, cerca di guadagnare almeno un calcio d'angolo. Di Paolo lo ottiene, bravissimo, il numero 10 biancazzurro. Altro calcio d'angolo della sfida, batterà lo stesso Di Paolo con il mancino sotto gli occhi dei dirigenti biancazzurri. Ancora pallone che spiove, bravissimo Renzetti di pugno, pallone ancora buono, c'è Oliviero che va vicinissimo, Antonio, al gol del pareggio. Forse è mancata un pizzico di lucidità, un pizzico di fortuna al numero 11, pallone che come possiamo vedere nel replay ha sorvolato di pochissimo il montante alto. È un Pescara che ha costruito nel primo tempo e meritava secondo me anche il pareggio, è un'uscita non perfetta da parte di Renzetti che ha rimesso in gioco Oliviero che poteva fare qualcosa di più, diciamolo, dai, perché era completamente solo. Assolutamente sì, poteva appunto cercare di ragionare quel secondo di più che gli avrebbe permesso di cercare una conclusione più precisa. Nel frattempo il Pescara ancora, però la Lazio che riconquista con il proprio capitano Silvestri il pallone, si duella, si fa vedere Serra servito. Ancora Serra, il numero 11, cerca un compagno libero, si ricomincia da Barone, Barone allarga il gioco, cerca ovviamente la Lazio di costringere i biancazzurri ad allentare le marcature per far fruttare la superiorità numerica, ma il Pescara che recupera la palla, quattro giocatori biancazzurri che provano a dare linfa vitale all'azione, ancora Pignataro subisce fallo, arriva un cartellino giallo all'indirizzo di Volpe. Come vediamo mister Dulisse dà indicazioni ai suoi ragazzi per cercare di pareggiare l'incontro. Mancano 60 secondi salvo recupero al termine della prima frazione. Prima frazione, Antonio, che ci ha fatto divertire. Vedremo come si concluderà, se il Pescara riuscirà a segnare la rete del pareggio o addirittura la Lazio ad allungare. Frattempo calcio di punizione battuto in questo momento dal Pescara, tutto chiuso ovviamente, pallone in verticale non preciso, allora la Lazio che prova a distendersi con Gelli, ancora il numero 10, si allarga, cerca un compagno, ancora Gelli, azione personale contro addirittura l'attaccante di casa Ciprio, ancora la Lazio, pallone in verticale, si gira Marinai, l'autore della rete che sta valendo appunto lo 0-1 per la Lazio. Sempre il Pescara che cerca di recuperare il pallone, la Lazio che prova a gestirlo, gestione efficace perché termina la prima frazione con il vantaggio capitolino. Antonio, flash prima di trovarci tra 10 minuti circa sempre sui canali ufficiali della società biancazzurra, pescaracalcio.com. un primo tempo molto divertente, ovviamente pesa tanto l'espulsione del Pescara di Carlo, il portiere giovanissimo 2006, però biancazzurri che a testa alta e con ordine hanno provato a giocare. Con tanta intensità e con tante buone trame da parte del Pescara, Pescara che negli ultimi minuti secondo me Francesca ha giocato anche in 9 in quanto Baldacci non riusciva a correre bene e in questo momento è a terra, è intervenuto lo staff del Pescara per vedere se il ragazzo potrà continuare la sua partita. Comunque un buon Pescara e vediamo che cosa ci riserverà questo secondo tempo. E allora l'appuntamento viene rinnovato tra 10 minuti circa sempre sui canali ufficiali del sodalizio biancazzurro, www.pescaracalcio.com, pagina Facebook, canale ufficiale YouTube e Vimeo.
Eccoci tornati in diretta dal Delfino Training Center. Tante sostituzioni nelle due formazioni. Antonio inizia il secondo tempo. Ci scusiamo ovviamente se qualche volta durante la prima frazione, ci auguriamo ovviamente che non accadrà anche nella ripresa, c'è qualche interruzione, non abbiate paura. Purtroppo c'è qualche problema tecnico con la telecamera che prontamente, ovviamente, lo staff dell'area comunicazione sta risolvendo in modo celere e professionale. Tutto pronto, formazione Antonio Della Lazio che batte questo calcio di punizione in una postura veramente, in un format veramente zemaniano, con tutta la squadra schierata sulla linea di centrocampo. Ovviamente mister Zdeněk Zeman è stato anche un allenatore della Lazio, con cui nel 1994-95, se non vado errato, ha centrato il secondo posto in campionato. Ora si comincia con la Lazio che imposta la manovra con i propri portatori di palla. Ancora la società biancoceleste che manovra, cerchio di centrocampo. Sempre la formazione ospite che cerca il varco giusto con i portatori di palla. Ancora formazione capitolina, cross che arriva in area di rigore, Allentana Pignataro prova a distendersi il Pescara, ma riesce la Lazio a interrompere solo per un secondo la manovra dei biancazzurri. Ancora il Pescara, però la Lazio recupera la sfera. Fase concitata del match che inizia subito a ritmi altissimi. Pallone allargato per il calciatore Cavallari. Cavallari però trova un'ottima risposta di Cappello. Insomma, Antonio, un secondo tempo che parte subito a ritmi altissimi. Ritmi alti con il Pescara che ha effettuato delle sostituzioni. Avevamo detto che Baldacci aveva dei problemi fisici e in effetti non ha preso parte in questa seconda frazione. Al suo posto c'è Isufi, mentre in attacco ci sono stati due movimenti, in quanto è uscito il numero 11 Oliviero ed è entrato il numero 19 Clark, e dall'altra parte invece è uscito anche il numero 10 Di Paolo ed è entrato il numero 20 Craga. Quindi tre cambi immediati all'intervallo per il Pescara. Ancora il Pescara che cerca però di riordinare le idee con Pignataro in verticale per Ciprio. Ancora Ciprio, instancabile il numero 9 che va addirittura a pressare Renzetti. Renzetti con calma per Losi. Dialogano i due, sempre Renzetti. Allarga la sfera e trova un compagno. Si tratta, se non andiamo errati, di Bigotti. Ancora la Lazio che manovra. Si fa vedere sulla fascia di destra Cavallari, servito invece Volpe, avanza il numero 2, si accentra Cavallari, ancora il numero 2 che cerca e trova Cavallari. Cavallari però è in posizione irregolare, di Risio, severissimo come sempre, alza la bandierina. Dunque calcio di punizione per il Pescara, battuto subito da Addari. Ancora la formazione di casa deve attendere l'ok da parte del direttore di gara. Ok, che arriva in questo momento, posizionato correttamente il pallone. Cerca un compagno libero, Sardo. Tutto chiuso. Allora, prima, diciamo, spazzata della difesa biancazzurra, ma attenzione ancora, bellissima l'azione di Cappello che prova a involarsi, però il numero 3 non riesce a superare il proprio avversario e dunque Lazio che rimposta con Renzetti. Renzetti ancora, pallone gestito però da Recchioni. Recchioni contro un avversario, il Pescara che duella sulla catena di destra. Ancora Recchioni commette fallo, forse c'è stato un tocco al polpaccio di Serre. Dunque calcio di punizione battuto in questo momento. Ancora la formazione biancoceleste, sempre col proprio portiere che si avventa in un dribbling thriller contro Ciprio. Per poco non combinava la frittata. Antonio, devo dire che anche la Lazio comunque non rinuncia a manovrare dal basso. Eh sì, è prerogativa di quasi tutti i settori giovanili. Un'altra nota di merito, anzi due note di merito, Francesco, le volevo spendere anche per i due terzini del Pescara, perché Recchioni è molto bravo a fare le diagonali. L'ho visto già dalla prima frazione, quando la Lazio attaccava con tanti uomini, stringeva sempre molto bene. E dall'altra parte Cappello invece è molto propositivo sulla fascia sinistra, a deludere il primo marcatore, a superarlo. Poi ovviamente c'è la superiorità numerica della Lazio e quindi fa fatica magari ad andarsene in attacco, però
veramente due buoni terzini del Pescara che si completano, uno un po' più difensivo e l'altro un po' più offensivo. Calcio di punizione che verrà battuto da Cappello col mancino, il numero 3. Vediamo il Pescara schierato al limite dell'area di rigore ospite. Non rinuncia ad attaccare nonostante l'inferiorità numerica la squadra di mister Dulisse. Parte ora lo spiovente sul secondo palo, pallone ancora gestito dal Pescara. Clark prova a rimettere la sfera al centro per Ciprio, che per poco non riesce a deviare la sfera e dunque Pescara pericoloso, ma ancora la Lazio che prova a ripartire in contropiede, lo fa. Commette fallo però Cappello e dunque calcio di punizione subito battuto dalla Lazio. Ancora il Pescara però che cerca di recuperare la sfera, sfera però gestita dai Capitolini, cerchio di centrocampo, bravissimo però Morleo, il capitano di giornata a recuperare la sfera. Nel frattempo è arrivato qui al Delfino Training Center anche il direttore sportivo Bocchetti. Ancora il Pescara che guadagna un calcio d'angolo, verrà battuto, se non andiamo errati, dal solito Pignataro. Ovviamente Antonio, occasione da sfruttare il più possibile. Adesso i calci piazzati il Pescara può fare la voce grossa, perché già sui precedenti calci d'angolo ha messo in difficoltà la difesa della Lazio, che ha fatto un po' di fatica. Tanti giocatori del Pescara, arriva la palla sul secondo palo, sventata la minaccia, palla rimessa al centro, poi una deviazione con un presunto tocco di mano da parte del numero 16 biancazzurro Isufi, e la Lazio che può rimettere subito questo calcio di punizione, rimessa laterale proprio per gli ospiti. Rimessa laterale per gli ospiti che comunque hanno difeso bene questo tiro dalla bandierina. Ancora vediamo i calciatori biancazzurri riuscire a guadagnare un calcio di punizione per una trattenuta. Sul pallone sardo, corto il numero 6, duella con un avversario che per poco non recupera la sfera, si trattava di Capitan Silvestri. Ancora il numero 6 biancazzurro per Pignataro, ottimo come sempre, termina a terra, calcio di punizione. Beh, trovando Antonio un'individualità che ha spiccato nel Pescara, sicuramente Pignataro uno dei migliori del Delfino, che possiamo dirlo è forse il cervello della formazione dell'Under 15. Il fosforo, sì, al centrocampo passa, tutti i palloni passano per i suoi piedi, e come in questa circostanza vedete come protegge bene il pallone, addirittura a due sul class 2006 del Pescara, che poi va giù. Ci potevano stare agli estremi per concedere questa punizione, e adesso interessantissimo contropiede da parte della Lazio, te lo concedo volentieri. Ancora la formazione capitolina, pallone in area di rigore, ma riesce Isufi, scopertissimo in questo, agguantare la sfera, sfera gestita sempre dalla Lazio con capitano Silvestri. Ancora Silvestri, pallone gestito sempre dalla squadra bianca. Squadra bianco-celeste che ovviamente non ha nessuna fretta tra virgolette nell'accelerare le operazioni, non che stia perdendo possibilità di ragionare con maggior calma con Bigotti. E dunque tiro dalla bandierina che verrà effettuato da Serra. Salgono i saltatori in area di rigore. Serra col destro, pallone a spiovere, pallone che poi viene spazzato dalla difesa di casa. Ancora conclusione di Cavallari. Per una possibile interruzione di un minuto al termine di questa azione, con questa sventagliata che trova e pesca il numero 11 Serra. Ancora Serra, cade in area di rigore, non c'è nulla, il Pescara riesce a recuperare la sfera, provare a rilanciare una nuova sortita offensiva con Clark. Ancora Clark manovra all'altezza del cerchio di centrocampo, sempre il Pescara
che cerca il varco giusto, lo fa con questo pallone in verticale, però Renzetti fa sulla sfera, piccola interruzione. Eccoci subito tornati qui al Delfino Training Center, piccola interruzione dovuta appunto a un problema tecnico legato alla telecamera, prontamente risolto. E la Lazio che manovra sempre nel cerchio di centrocampo biancazzurro, pallone in verticale per Paolocci, ancora Paolocci, non riesce Cavallari, Cavallari bravissimo però il difensore di casa a non abboccare nelle finte del numero 13. Rimessa che parla biancoceleste verrà effettuata da Volpe, cerca un compagno, guadagna in modo rugbistico metri la formazione di mister Gonini, ancora la Lazio che manovra, guadagna però una rimessa dal fondo il Pescara che verrà effettuata da Addari. Sono passati 10 minuti nella ripresa. Possibile cambio in corso d'opera per mister Dulisse. Vediamo un giocatore biancazzurro prossimo a entrare sul terreno di gioco dopo aver ricevuto le indicazioni tecniche, se non andiamo errati, da parte del collaboratore tecnico di mister Dulisse, ovvero mister Stante. Ancora la Lazio che manovra. Beh, Antonio, fase ora un po' di calma apparente della partita con la Lazio che prova ovviamente a far stancare i biancazzurri che sono costretti a questo pressing a tutto calmo, a tutto campo, il Pescara che cerca ovviamente di recuperare la sfera e di recuperare quantomeno la parità, ma ancora la Lazio che bissa ora il vantaggio, azione perfetta della squadra di mister Gonini che trova il raddoppio con Volpe tutto solo in area di rigore, un gioco dei ragazzi per il numero 2 siglare il raddoppio, calma apparente l'avevamo detto Antonio, perché la Lazio ovviamente grazie alla superiorità numerica, grazie a una buona trama di gioco ha trovato tutto solo Volpe, è saltata la marcatura e dunque Lazio 2 Pescara 0, si fa veramente difficile. E ora cambio per mister Dulisse, esce Pignataro, bravissimo il numero 4 che riceve gli applausi da parte del... È la Lazio che ha attaccato con 6 uomini e questo la dice lunga. La palla bella, scarico proprio a rimorchio per la corrente Volpe che con il piattone ha battuto Addari, era abbastanza rabbioso. Deve stare attenta all'aspetto fisico perché avendo giocato tutta la partita in inferiorità numerica è normale che questi ragazzi nel corso del secondo tempo possano pagare ulteriormente la stanchezza e quindi è importante anche fare tanti cambi. Dunque formazioni che vengono proprio rivoluzionate, nel frattempo il Pescara sta per rimettere in gioco il pallone, ecco battuto il calcio d'inizio se vogliamo dopo la rete del 0-2, ora Lazio che ovviamente sull'orla dell'entusiasmo prova addirittura ad allungare le distanze, lo fa con Di Florio duella, però commette fallo, dunque calcio di punizione. Ricordiamo appunto nuovamente Antonio che questo non è che l'antipasto di 3 appuntamenti che l'area comunicazione capeggiata da Massimo Mucciante, grazie alla regia di Alceo Tontronati, Marco Di Biasi alla telecamera, in questo caso Francesco Paolo Salviani e Antonio Di Bardino per quanto concerne il match under 15, vi proporranno in diretta a seguire alle ore 14:30 il derby infuocato della Serie C femminile tra Pescara e Chieti con il commento di Daniele Berardi, mentre mezz'ora dopo in contemporanea quindi alla partita della Delfino Rosa se vogliamo
il match under 16 sempre tra Pescara e Lazio. Il commento sarà a cura di Simone Sebastiani e Riccardo Barberi. Dunque, pomeriggio ricco di impegni con cui potrete appunto passare la vostra domenica, ovviamente sempre a tinte biancazzurre. Nel frattempo torniamo in cronaca con il Pescara che manovra ancora la formazione adriatica, che cerca nella propria metà campo il varco giusto. Bello, bravissimo, eludere un avversario. Ancora il Pescara che non rinuncia a giocare. Isufi, Cappello, poi si allunga la sfera e dunque rimessa con le mani per il Delfino. Effettuata in questo momento la rimessa con le mani, allora la Lazio che manovra, si duella con Morleo, bravo a farsi commettere fallo da parte di Florio. Riparte Cappello, instancabile il numero 3, sempre Cappello, sterza, converge, cerca un compagno, non lo trova, errore da matita blu del terzino biancazzurro, però la Lazio non riesce ad approfittarne. E allora bravissimo Morleo a girarsi e a dare in là una nuova sortita offensiva. Clark, sempre Clark, autore del gol del 3-1, se non vado errati, nella partita del debutto della formazione dell'Under 15 dell'allora mister D'Alessio in campionato contro il Crotone. Poi la formazione abruzzese è incappata in due KO contro la Regina e contro la Fiorentina per 3-0 e 2-0. Prima ovviamente della sospensione del campionato di categoria. Ancora però il Pescara, sempre la formazione biancazzurra, pallone al centro del campo per Isufi. Isufi trova e pesca ancora Craga, in area di rigore, il numero 20 converge, cerca di eludere un avversario, non ci riesce. Manovra in questo caso macchinosa che potrebbe dare anche il là al contropiede della Lazio. Ancora la formazione ospite, pallone sulla fascia per Bigotti prova a involarsi, sempre però Cappello, un motorino instancabile, commette forse fallo, non c'è irregolarità per il direttore di gara. Devo dire, Antonio, questo giovanissimo ragazzo, Cappello, veramente, permettimi il gioco di parole, tanto di cappello a questo terzino che sta veramente macinando chilometri lungo la fascia. Sì, l'ho accennato anche in precedenza, veramente un motorino instancabile. Peccato prima per il Pescara che non si è riuscito a sfruttare l'azione con Craga, che secondo me è arrivato sul pallone, non sapeva nemmeno lui benissimo cosa fare. Prima ha provato ad andare sul destro, poi sul sinistro, è stato un po' lento, macchinoso. Peccato perché il Pescara poteva sicuramente sfruttare meglio una situazione di parità numerica, erano 3 contro 3 in quel frangente. E dunque partita che vede il Pescara rincorrere la Lazio in vantaggio per 2-0. Ricordiamo i marcatori: Marinai nella prima frazione, Volpe nella ripresa. Sicuramente soddisfatto mister Gonini. Renzetti con calma. Il Pescara però non rinuncia a pressare. Ancora pallone in verticale, però è in posizione irregolare, ci sembra appunto essere abbondantemente oltre l'ultimo difensore Bigotti. E dunque calcio di punizione per il Pescara. Ancora calcio di punizione battuto da Dari, corto però, sbaglia il numero 12, allora Cappello deve cercare di rimediare, sempre duello con Cavallari, pallone ceduto a Volpe, l'autore del gol del 2-0, ancora la Lazio, area di rigore, pallone che filtra solo per un secondo, campanile che si alza, rinviene addirittura Ciprio a spallate con Volpe, pallone recuperato dal Pescara, ancora la formazione di mister D'Ulisse.
pallone che forse era uscito, infatti così è. Nel frattempo Arvese richiama i giocatori in campo, ovviamente a maggiore tranquillità. Cerca di invitare alla calma i protagonisti in campo. Nel frattempo altro cambio, se non andiamo errati, nella formazione ospite. Esce il numero 5 Losi, al suo posto il numero 14 Stano. Ovviamente Antonio, queste amichevoli sono anche fatte per cercare di dare, tra virgolette, minutaggio e vetrina e anche far assaggiare il campo a tutta la rosa di categoria. Ma sì, essendo appunto Francesco delle amichevoli è anche normale che tutti i ragazzi abbiano del minutaggio, riescano a mettersi in mostra, anche chi magari è meno pronto rispetto ad altri al momento. Infatti abbiamo visto che il Pescara ha praticamente effettuato quasi tutte le sostituzioni. Effettivamente a fare le ultime 2-3, mentre le ha completate, se non erro, la Lazio, che può impostare questa nuova azione sbagliando, perché arriva il suggerimento del Pescara che prova a partire con il numero 18 adesso, che fa spallate con Barone, e la Lazio con un rinvio del portiere riesce ad evitare, a scampare la minaccia del Pescara, che aveva riconquistato un bel pallone dal centrocampo. Beh, partita comunque sempre viva, 55 minuti, anzi 56 minuti scoccati proprio in questo momento, 14 minuti al termine, 14 minuti quantomeno di speranza per segnare almeno il gol della bandiera per il Pescara, 14 minuti per portare a casa questo successo in questa amichevole per la formazione capitolina. Ancora la Lazio, che guadagna un calcio di punizione davanti alla panchina di mister Dulisse. Arriva un altro cambio, in questo caso esce Renzetti, autore di una buona prova, al suo posto il numero 12 Matsu, classe 2007. Dunque anche in questo caso una buona opportunità per questo giovane sottoetà di difendere i pali della propria squadra, Antonio, perché ovviamente quando sei portiere e sei magari secondo, soprattutto perché hai un anno di meno, giocare non è così semplice. Beh, la solitudine dei portieri ormai è cosa nota, e ovviamente il portiere di riserva è sempre uno di quelli che soffre di più il campo, perché appunto non riesce ad avere minutaggio. E per quanto riguarda questo Matsu, che è classe 2007, comunque anche lui magari avrebbe potuto disputare il campionato Under 14, come detto prima in precedenza, e purtroppo è stato fermato. E adesso l'opportunità di concludere questa partita. Opportunità di giocare, opportunità di crescere come tutti i protagonisti in campo. Nel frattempo viene fischiato un fuorigioco a un giocatore bianco-celeste, anzi un biancazzurro, chiedo scusa, davanti la panchina di mister Gonini. Battuto il calcio di punizione, sempre la formazione adriatica, cioè cerca di recuperare la sfera mentre la formazione romana amministra il vantaggio. Si allunga la sfera, Barone la dà a Matsu, appena entrato. Il Pescara che comunque prova, nonostante ha speso molte energie fisiche e mentali a provare a recuperare la sfera. Pallone gestito dalla Lazio, ancora. Sempre la formazione biancoceleste. Pallone in verticale che potrebbe essere sfruttato da Serra. Serra però deve lottare con Morleo, recupera però la sfera il numero 11, trattenuto, e ora arriva il calcio di punizione. Calcio di punizione per una irregolarità commessa da un giocatore biancazzurro. Si trattava di Morleo,
che accusa forse un po' di stanchezza. Nel frattempo, questo calcio di punizione a favore della Lazio, opportunità interessante, pallone che spiove, non esce a Dari, poi grazie al rimpallo conquista una rimessa dal fondo, Antonio in questo caso il numero 12, sì tanti giocatori davanti ma doveva uscire perché il pallone era arrivato nella propria area piccola, attenzione però la Lazio che recupera l'ennesimo pallone, area di rigore, conclusione smorzata, calcio d'angolo di Florio, aveva provato a beffare la difesa alla difesa di casa e dunque battuta dalla bandierina che verrà effettuata da Paolocci. Recupera la sfera il numero 16. Quando mancano 10 minuti più recupero al termine della partita. Gran mucchio in area di rigore. Parte lo spiovente spazzato dalla difesa biancazzurra, non riesce ad arrivare però sul pallone, se non andiamo errati, D'Alberto che aveva inseguito la sfera per questioni di centimetri, però deve arrendersi a un fallo con le mani che verrà battuto in questo momento dalla Lazio. Partita, Antonio, che ovviamente si è un po' addormentata anche a causa della stanchezza che inizia a farsi sentire sulle gambe dei ragazzi in campo, anche per via del punteggio che vede la Lazio condurre le danze per 2-0 grazie alle reti messe a segno nella prima frazione da Marinai e da Volpe nella ripresa. Ancora Lazio però che manovra, pallone che spiove in area di rigore con calma veramente glaciale, Cappello stoppa la sfera nonostante era pressato da un avversario. E Lazio che comunque prova sempre a manovrare, ma attenzione il Pescara che recupera la sfera con i Sufi. I Sufi prova e trova un compagno, ma pallone a metà strada e dunque recupera la formazione di Mister Gonini che si distende sulla catena di sinistra. Ancora prova un'azione personale Serra, ancora Serra. Prova a fare tutto da solo, Serra conclude e arriva il 3-0 per la Lazio. Serra, azione personale, conclusione Mancina che beffa Addari. Veramente bellissima azione del numero 11 biancoceleste che è riuscito a dribblare quasi tutta la difesa di casa e a griffare così la rete del 3-0, Antonio. Veramente una pregevole azione personale per la Lazio. Consentimi di dire che è un passivo, secondo me, per la prestazione del Pescara anche troppo grande, troppo pesante. I biancazzurri, secondo me, hanno subito troppo la stanchezza in questo secondo tempo. Poi ricordiamo che sono squadre non abituate a campionati, al ritmo del campionato in quanto non c'è. E quindi la Lazio ha saputo gestire bene le sue armi. Questo è veramente un grandissimo gol, una grande azione personale di Serra che mi era piaciuto già nel primo tempo e ora ha aumentato i giri del motore siglando una rete bellissima. Lazio che non rinuncia ad attaccare, lo fa ancora sulla catena di sinistra con, se non andiamo errati, Serra, autore appunto della rete del 3-0. Si combatte comunque negli ultimi minuti dell'incontro con la Lazio che manovra, il Pescara che prova con i Sufi a recuperare la sfera, sfera che finisce in fallo laterale. Dunque successo, tre volette se vogliamo, primo successo per Mister Gonini, salvo clamorosi ribaltoni in questi minuti finali. Questo tecnico romano, classe 1986, che aveva guidato l'under 14 della Lazio nella passata stagione, vincendo peraltro il Memorial a Lima Haider proprio contro la Roma, dunque nel derby della finale, per 2-0. Carriera come giocatore in squadre dilettantistiche romane come l'Alberone, il Cerca Spalombara, la Vigor per Conti e l'Atletico Calcio Roma. Poi carriera da allenatore alla guida del settore giovanile, delle squadre giovanili della Vigor per Conti, altra formazione romana. E dunque poi la chiamata
della società biancoceleste, con cui ha disputato un campionato under 15, under 14 e ora under 15. Nel frattempo, calcio di punizione per il Pescara, opportunità. Il gol della bandiera quando mancano 6 minuti più recupero sul pallone. Cappello col mancino schiera due giocatori in barriera. Mazzu, che ovviamente vorrà tenere inviolata la propria porta per non sfigurare davanti a Resetti. Ancora parte lo spiovente in aria, non ci arriva nessun calciatore biancazzurro, allora allontana la sfera, si spegne, innocua in fallo laterale. Qualche istante prima della rimessa in gioco, che verrà effettuata da Sardo, che c'è la sfera a Cappello, si ricomincia, cerchio di centrocampo, Recchioni. Ultimi minuti di gara, pallone in verticale, ancora il Pescara che prova con orgoglio a cercare la rete della bandiera. Beh, Antonio, questo va... prestazioni subiscono un passivo netto per 3-0, però comunque ci hanno provato fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica. Pescara è rimasto in partita fino a pochi minuti fa, Francesco, perché anche sullo 0-2 aveva fatto vedere delle buone cose, aveva riconquistato anche un pallone sulla tre quarti, poi non aveva finalizzato, penso anche all'azione di Kraga nel 3-3, e comunque dobbiamo sempre considerare, come hai detto tu, che il Pescara ha giocato tutta una partita in 10-11, contro un avversario veramente forte, perché la Lazio è da anni che ha i vertici del settore giovanile, quindi... Riesce in sforbiciata ad allontanare la sfera per Clark, ancora Clark, il numero 19, si gira, però perde la sfera questa volta la difesa biancazzurra, però Clark prova a dare una mano ai suoi compagni di reparto, lo fa riuscendo a recuperare la sfera, allora sfera che può essere gestita da Cappello, sempre il numero 3, uno dei più attivi nella ripresa, ancora la formazione biancazzurra, pallone interessante e verticale per i Sufi, si va a vedere Clark, ancora il numero 19 in verticale, bel pallone per i Sufi però non riesce ad arrivarci grazie alla copertura preventiva di Barone che poi lascia far correre il pallone in fallo laterale. Nel frattempo c'è un giocatore biancazzurro, anzi biancoceleste a terra, si tratta di Serra che probabilmente è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Vediamo lo staff tecnico sanitario della Lazio entrare sul rettangolo verde per cercare di capire le condizioni del numero 11. Ancora partisce le ultime indicazioni. Sempre la formazione ospite però che vuole provare fino all'ultimo a allungare le distanze. Formazione laziale, Antonio, che appunto ha disputato un'ottima partita e ha comunque legittimato una vittoria che è stata abbastanza nitida. Ancora qualche istante quando mancano 120 secondi al termine del primo appuntamento di giornata. Cappello al centro per i Sufi. Pallone in verticale, non arriva però all'attaccante biancazzurro. E allora la Lazio che manovra con Mazzu con calma. Serve il proprio capitano Silvestri. Sempre la formazione rumana. Mazzu si avventura in un dribbling felice che permette alla formazione laziale di distendersi solo per un attimo perché il Pescara recupera il pallone, anche in questo caso solo per un attimo perché la Lazio imposta una nuova sortita, cerchio di centrocampo, si gira Paolocci, pallone arretrato, sempre la Lazio che cerca di tenere in mano
il pallino del gioco fino al termine della partita. Ancora penetra in area Cavalieri, però Addari riesce a sventare la minaccia, bravissimo il portiere biancazzurro, sembrava un gol già fatto. Punizione troppo pesante per questo Pescara, però la Lazio ha una nuova opportunità con Paolocci. Paolocci entra in area di rigore, lo fa in questo momento Paolocci, pallone che vede Silvestri avventarsi sulla ribattuta, Silvestri pensa alla conclusione, ancora Addari, bravissimo, un po' di tra virgolette gloria personale per il portiere biancazzurro. Quando sono finiti i 70 minuti regolamentari possiamo rivedere nel replay come è stato bravo sin dalla prima sortita offensiva di Cavallari il portiere di casa a sventare la minaccia. Calcio d'angolo battuto in questo momento, ancora Addari, bravo a far sua la sfera, cercare di servire Clark, però davanti subito tre avversari, non riesce a superarli. Lazio che cerca fino all'ultimo di allungare le distanze, rinvia dal fondo quando sono passati 30 secondi nel recupero. Possiamo rivedere ancora la conclusione di Capitan Silvestri, mentre il direttore di gara concederà forse un minuto di recupero, staremo a vedere. Il fischietto frentano arvese della sezione di Lanciano, ovviamente. Indica il corretto punto di battuta del fallo laterale a Cappello. Clark contro un avversario, ancora Clark. I secondi di gioco, Isufi allarga la sfera, trova Recchioni, ancora Recchioni, si accende il numero 2, pallone per Cappello, ancora Cappello, dribbling personale, ancora Cappello, riesce a rimanere in piedi, cerca un compagno, lo trova, si tratta di Isufi, converge il numero 16, prova una Veronica, non ci riesce, allora pallone sempre gestito dal Pescara che prova a trovare il gol della bandiera, ancora Cappello, pallone invitante per Clark, Clark in area di rigore e ancora pallone che questa volta però viene tutto reso vano dalla segnalazione di fuorigioco da parte di Cocco. E dunque calcio di punizione quando siamo entrati addirittura nel terzo minuto addizionale della gara. Vedremo quando il fischietto di Lanciano deciderà di far interrompere le ostilità. Lazio che manovra nella propria area di rigore, pallone per Cavallari vicino alla rete del 4-0. Cavallari prova a superare un avversario, fischietto forse in bocca per il direttore di gara, forse ultima azione della partita. Mazzu, ancora Mazzu, trova un compagno, si distende sempre la Lazio, pallone recuperato solo per un attimo dal Pescara con D'Alberto, rimessa che parla biancoceleste, 72-40 sul cronometro, si sta esaurendo anche il terzo minuto di recupero, effettuato in questo momento, fischietto in bocca, finisce qui. Lazio batte Pescara 3-0, buon Pescara, buona Lazio, bello spettacolo qui al Delfino Training Center. Abbiamo visto una bella partita, soprattutto nel primo tempo, perché poi nella ripresa la Lazio ha giocato sul velluto, sulla stanchezza del Pescara, che nell'ultimo quarto d'ora ha veramente fatto fatica. Da apprezzare però la prestazione nel complesso dei biancazzurri, che in 10 contro 11 hanno saputo tenere testa ad un grande avversario. E dunque il saluto vi giunge da Francesco Paolo Salviani, Antonio Di Berardino, che ringrazio per avermi accompagnato durante questa telecronaca, regia di Alceo Tontonati, Marco Di Biase alla telecamera. Ricordiamo appunto che alle ore 14.30 derby valido per la Serie C femminile Pescara Chieti e alle ore 15 sempre lo stesso appuntamento Pescara Lazio, ma categoria Under 16. Dunque rimanete collegati con noi per un appuntamento a tinte rigorosamente biancazzurre per accompagnarvi nella vostra domenica pomeriggio.